cominciare con un cameriere che spolvera i mobili del salotto e parla da solo, raccontando l'antefatto. Potrebbero essere un cameriere o una cameriera. Beh, si sente lo squillo di un campanello e lui dice: hanno suonato. Deve essere il notaio. Esce e ritorna col notaio e parlano della signora contessa. Hanno suonato? No. A me piaceva il teatro, quello d'una volta, un po' miserabile ma pieno d'orgoglio, la sfacciata presunzione della grandezza, ignobili drammi di famiglie benestanti, figli naturali, il passato che torna, agnizioni, sacrifici sublimi, e le scene di carta, le quinte, le porte che si gonfiavano come vele, il precipitare del sipario, molta paccottiglia, e le luci della ribalta che schiacciavano la scena, niente luci psicologiche. Non si potrebbero avere le luci di ribalta? Eh sì, diamogli le luci di ribalta. Ciao. Ciao. La prima volta che vidi l'Amleto in un teatro ambulante, avevo 8-9 anni, nella parte di Ofelia, la figlia del capocomico, una ragazza incinta di 7-8 mesi, me ne innamorai di colpo perdutamente e ho continuato a credere che questa fosse la realtà di Ofelia. Viva! A che serve il teatro? Mio nonno entrò in un teatro 5 volte in tutta la sua vita, mio padre diciamo una 50ina e io un paio di volte alla settimana per scrivere il pezzo. Eppure abbiamo commesso tutti e tre gli stessi errori, non sto a dire quali ma gli stessi. Se ripenso a loro li vedo più responsabili, non so, più densi di me, insomma, più uomini, ecco. Allora, lavoriamo? Lasciamo stare il teatro e pensiamo al cinema, al film che dobbiamo inventare. Allora, cerchiamo di costruire attorno a un'idea. Non fidiamoci delle storie. Non ci credo. La vita è fatta di storie non necessariamente legate fra di loro. Se l'idea è buona, impone da sé la costruzione. E i personaggi parlano da soli. Adesso hanno suonato. Deve essere il tuo notaio. Il teatro allora viaggiava come un popolo nomade, carico di proposte esemplari, di vizi, di virtù, di esistenze eroiche, di sogni folli, scadenti. Il principe di Danimarca accoglieva i comici al castello come una liberazione, come un'alternativa all'esistenza quotidiana, e piangeva con loro sulla sorte di Ecuba, su un fatto che non li riguardava. Già. L'ultima sera tagliavano le battute, il treno passava poco dopo la mezzanotte e dovevano prenderlo o perdevano una piazza. I bauli pieni di stracci erano pronti, bastava soltanto struccarsi e correre alla stazione. Quella era vita. Ehi, ma ti scrive ancora? Io invidio chi scrive lettere, non sarei capace di spedirle, dico. Una volta ho scritto una lettera di 8 pagine, la rileggo, andava bene, ho cancellato la data e il carissima e l'ho mandata alla fiera letteraria, me la pubblicarono, come racconto. Ma sì, ma non serve a niente. A meno che uno non scriva per l'epistolario, insomma, figurati se è il caso. E poi il telefono ha distrutto l'epistolario. Hai finito? Sì. Allora, primo, il personaggio, il protagonista del film. Chi è? Che cosa vuole? Qual è il suo scopo determinante, urgente? The urgent desire. Se non rispondiamo a questa prima domanda, ci fermiamo qui. Ma il protagonista sei tu. Sono io e anche lui. Beh, tra voi e me c'è una differenza. No, senti, vorrei un caffè, qualcosa. Perché tu vuoi un caffè? Sì. Un caffè, allora. Bottega, caffè. Oh. Un uomo è a letto. No, non cominciamo con due a letto o me ne vado? Ho detto un uomo è a letto. In una di queste case nuove di periferia, sai, con le pareti sottili. Sente sospirare e credendo che sia sua moglie dice: che cos'hai cara, non puoi dormire? Dall'altra parte del muro gli risponde la moglie di un altro: non ho sonno. Eh sì, avevano i due letti appoggiati ai due lati della stessa parete, capisci? Perciò ognuno di loro credeva di parlare col proprio coniuge, il nostro uomo con sua moglie e l'altra donna con suo marito. Abbiamo capito benissimo. Va bene, allora il nostro uomo dice piano, grattando il muro, però pensa alla periferia, grandi silenzi notturni, le strade ancora in disordine, i vicini che non si conoscono fra di loro, la solitudine della campagna poco lontana, questo abbaiare di cani, no? Il nostro uomo dice piano, grattando il muro: sono qui, buonanotte. L'altra ride
e gratta il muro anche lei. E cominciano a trovare la cosa molto eccitante. Grattano, grattano il muro, entrano nei particolari sempre a bassa voce e hanno praticamente un orgasmo. Questo è il quadro. Allora, si conosceranno? Diventeranno amanti? Questo non lo so. Per farvela breve, da un mese, quando si alzano la mattina o vanno, tornano a casa la sera, danno un colpetto al muro o grattano. La condizione dell'amore. Certo, la condizione dell'amore in una società di massa. Certo, basta amplificare il messaggio. No? Va bene, ammettiamolo. E poi? Come finisce? Perché dovrebbe finire? Ma deve finire, scusa, Dura da un mese, insomma, sono felici. La sera, dopo una giornata di lavoro brutale, non vedono l'ora di andare a letto. E sono anche saggi. Sì, siccome le porte dei loro appartamenti danno su strade diverse, non si conoscono neppure. Anzi, cercano di allontanare il momento dell'incontro, perché soltanto nell'immaginazione c'è la purezza dell'innocenza. Nella masturbazione, volevi dire? No, no, nell'immaginazione, perché nella realtà questi due amanti sublimi sono di una pochezza scoraggiante, forse piccoli, brutti, pelosi, privi di spirito. Insomma, sono inutilizzabili alla luce del sole, eh? Ma perché pelosi? Ma pelosi dico così, perché no, queste sono quelle cosine che aggiungi tu. Nella realtà questa è gente normale. No, io non vedo la conclusione. A meno che gli altri due coniugi non entrino anche loro nel gioco. Ma no, ti proibisco, una soluzione così smaccata. Andiamo. Scusa, ma pensa al quartiere in costruzione, l'attività edilizia, è un fisso sulla periferia. Tutti questi tristi negozi nuovi in fila, tintoria, lavanderia, vignoli, supermercato, casalinghi. E loro due che cercano disperatamente di riconoscersi fra la folla delle strade in disordine, delle automobili sui marciapiedi. Non dici niente? Ci sto pensando. Grattano il muro. Ehi, vieni qua! Che stanno a rispondere? Ehi, tu non mi vuoi più bene, eh? Il bene! Sei cattiva. E lei sarà buono. E qua. Che tristezza, via. Senti, non daresti un bacio? No. Neanche se mandiamo via quei due lì? Neanche. Te va bene, finito tutto. Tutto. Mo'. Che orrore. Tutto deve finire, tutto qua. Ma l'ultima volta che sono stato qui non era incinta. Eh? Di chi stai parlando? Lei, la ragazza. Vabbè, un anno fa, in un anno. Ma chi è stato? Ma non lo sa nemmeno lei chi è stato. Non ha mai saputo dire di no a nessuno. Credo che se la siano fatta tutti qui, perfino in ascensore. È un personaggio. Le sue giornate di libertà le passa battendo il marciapiede. Gratis. È il suo lato migliore, in cucina è un disastro. Dio mio. Ma una donna così andrebbe sposata immediatamente. Ha bisogno di sicurezza, di stabilità. Qui possiamo parlare di innocenza. Questa sì che è un fatto d'amore pieno, assoluto. Se non fossi scapolo la sposerei io. Ah, buona questa. Se non altro per riparare i torti di quel refoulé di Amleto. Chiamala, falla stare qui con noi. Chiamala tu, no? Perché non la chiami? Ofelia! È straordinaria, eh? Quando racconta le sue avventure. Come quella volta che se ne fece 8 in un fosso. È un personaggio. Ha ragione lui, e potrebbe essere un innocente. No, per carità, non immischiamola però, per favore. Ma perché non vieni? Ma che ne so perché non vieni? Ma sarà in ascensore. Che sarà di lei? Del bambino? Tutto previsto, resteranno qui con noi. Potrei sposarla io. Ecco. Dare un nome a questo bambino, lavorare per loro. Potrei rivedere i miei appunti, mettere insieme un paio di volumi tra saggi, prose scelte, ho i cassetti pieni. Va bene, giovanotto, purché la ragazza rimanga qui con noi, va bene, giovanotto. Una vita che non serve a niente, a nessuno, utilizzarla almeno così. O andare in India, o comunque verso l'Oriente, dove la vecchiaia è rispettata. Ma l'aida turpe vecchiaia un tempo venerata dalle fanciulle. Beh, allora, vogliamo costruire questo film attorno a un'idea? Un tale ha un amante, una giovane signora. Sto cercando un inizio. Che tristezza, vedo già l'ambiente.
Le cene la sera nei ristoranti, sento i discorsi, una vaga paura esistenziale che plana su tutto, il denaro, il prestigio come traguardo. Sì, va bene, avanti, continua. Allora, un pomeriggio il marito di lei esce per affari, insomma, per lavoro, lei resta sola, telefona l'amante, il nostro uomo, lui arriva, si spogliano. Si spogliano, decidono di fare una doccia. Sai quei giochi erotici, no? Che tristezza. Va bene, comunque andiamo avanti, serve per sottolineare il vuoto della loro condizione. Allora, il marito sbriga presto i suoi affari, anzi no, ritorna a casa dicendo di non sentirsi bene. E l'amante fa appena in tempo a ficcarsi nell'armadio. Bagnato. Bagnato, nudo e insaponato, tutto insaponato. È buono per fare il sapone. Allora, il marito non si sente bene, però vedendo la moglie nuda, insaponata così... Che scivola, sì, ma è affamata, insomma... Qualcosa si risveglia in lui e la spinge sul letto. E le scuote il pelliccione per un'ora. Mio Dio, che tristezza. L'infinita tristezza, non senti? L'infinita tristezza della nostra condizione. La vigliaccheria. Fantasmi! Ma perché questi fantasmi devono infilarsi nel nostro lavoro? Torniamo a Ofelia. Guarda però che è una proposta, è una proposta. Io vorrei descrivere una società di merda che si crede libera e arrivare a una conclusione vuota, capisci? Vuota, tragica, senza abbandonare il tono della pochante, che il sole sarà a questo tipo di gente. Ma no? Sì. Noi, ma... è una condizione in cui siamo invischiati tutti quanti, anche noi, nudi, insaponati nell'armadio. Anche noi. Sì. Telefono. Pronto? Ah sì, sono io il regista, sì. Me lo passi? Il produttore? Pronto, carissimo, come stai? Ah, noi tutti bene qui? Sì. Vuol sapere a che punto stiamo con la storia? Sì, andiamo avanti. Da capo? Sì. No, non prima di una settimana. Ah, ti salutano tutti qui, Sì? Felici! Ciao, Stai tranquillo! Ciao! Ma che ti succede? Che cos'hai? Vorrei vomitare tutto. Ma perché mi guardate a quel modo? Oh, fate paura! Hai le doglie, dico. Allora... Dunque, questa proposta della società di merda potrebbe andare come inizio. E poi, bisogna costruire un film attorno a un'idea! Come finisce? Io non mi preoccuperei per ora di come finisce. I finali non esistono, li fa il tempo. Per avere un vero finale di una storia bisognerebbe che morissero tutti i protagonisti. E non basterebbe nemmeno, ci sono gli eredi. Fra 100 anni nasce uno che assomiglia al protagonista, che commette gli stessi errori del protagonista, bisognerebbe continuare, se vogliamo essere strettamente coerenti. Io ho un'idea. Oh, bravo. La giornata di un uomo solo in una città che non è quella dove risiede normalmente. Ma è una tragedia! Per esempio... Conversazioni col portiere dell'albergo, col padrone di un negozio, col tassista, col cameriere, tutte persone che vede per la prima e l'ultima volta. Ma non vi fa tremare? Tremiamo. Vuoi bere? Sì. Continua, ascolti. Scambio di luoghi comuni sul tempo, la vita, il passato, il futuro. Solo al ristorante occupa un tavolo, mangia per non deludere il cameriere, compra giornali. Compra oggetti che non gli servono e non gli piacciono, e libri che getterà via dopo le prime pagine. Si studia a lungo, nello specchio del bagno. La sera sotto i portici una ragazza lo guarda e per adescarlo gli fa baffetto. E lui tira avanti per la sua strada, torna in albergo. Non succede niente. Ecco, appunto. Non succede niente. Benissimo, o dell'altro. Un tale, trovandosi a New York... Ma sei mai stato a New York? Ma no, ma che discorso, ci mancherebbe altro. Va bene, avanti, allora un tale, trovandosi a New York... Compra un orologio, da un Robby Vecchi, un orologio da polso. Lo fa riparare. Aprendolo, scopre che è stato dedicato da una certa Kitty a un certo Bob. Bob. Sì, Bob.
Per un seguito di strane combinazioni, un libro che stava leggendo, ricerche, eccetera, viene a scoprire che questo Bob, 40 anni prima, era stato un giovane attore molto bello, amato dalle donne, morto poi in estrema miseria, suicida. Qui la cosa si fa strana, continuando a indagare sulla vita di questo attore, comincia ad avere anche lui rapide, folgoranti avventure, donne che gli si offrono di colpo, senza pudore. Tutto questo però solo quando ha l'orologio al polso. Telefono. Pronto? Sì, sono io. Sì, insomma, bene, sì, stiamo lavorando. Sì, vengo, vengo, sì. Ma stai tranquilla. Dopo le sei, credo, sì, quando abbiamo finito, eh? Sì? Va bene, sì. Tranquilla, eh? Bene. Sì! Va bene, ciao, eh? Ciao, eh? Ciao! Ciao. Beh, allora? È soltanto quando ha l'orologio, lì. Questo orologio lo inquieta. Capisco. E poi? Vedremo perché! Hai visto? Apre la strada a una sola ipotesi, la ripetizione della storia. Diffidare di questi orologi non esistono. Ecco l'orologio, eccolo, eccolo! E vuoi forse mettere in dubbio che io morirò in estrema miseria? Sì, ma non suicida, tu sei immortale. Tutto quello che dici è finto, è inventato, mostra la corda, sa di letture infantili. Avventure, ma chi ha più avventure? Tu? Ma se ti innamori due volte... Ti aggiungo, no? Un tale. Un tale? Sì, un tale. Va con una ragazza in una stanza d'albergo. Una di quelle stanze immobili, commemorative, quelle dei dizionari d'una volta alla voce camera da letto. Un catalogo di mobili, c'è tutto. Il letto, il comò, il comodino, l'armadio, lo scendiletto, il tappeto, le tende, le tendine, la poltrona, il puff, la bajour, la specchiera, carte da parati, paesaggi svizzeri, il caminetto con gli alari, il parafuoco. E il vaso da notte. Anche? Insomma, una vecchia stanza confortevole ma ripugnante, da assassinio. E lui ammazza la ragazza. No! Poco dopo, il cielo occupa tutta la parete. La ragazza entra nuda nella stanza da bagno e non torna. Annegata. No! Va alla ricerca della ragazza. Infila anche lui la porta della stanza da bagno e si ritrova su una spiaggia. Ma sono cose che succedono tutti i giorni. Che albergo era? L'Hotel d'Angleterre, a Lione. Vedi che lo sa l'albergo. Appunto, appunto. Evitiamo il surreale quotidiano, prego. Una penna comprata ad Amsterdam. Una che? Una penna comprata ad Amsterdam. Ho capito. Lo spinge a scrivere storie estremamente licenziose, finché lo portano in manicomio, dove gli affidano la biblioteca. Oppure, volando sull'Atlantico, si accorge che il jet è carico di persone morte che vanno verso il nulla. Domande senza risposta. Beh, tutto è estremamente probabile, eh? O no? Vogliamo vederci domani? Vedo una gabbia. In un giardino zoologico. E questa gabbia, al posto del solito leone o scimmione, al posto del malinconico orango che medita sul proprio destino, e sbadiglia. Ecco, vedi, eccolo là. C'è un uomo che suona il violino. E così viene sorpreso da una scolaresca in visita e naturalmente irriso. Ah, bene. E poi? Come è entrato questo uomo nella gabbia? Non lo sapremo mai. Sapremo soltanto che non ne vuole uscire. Quando il guardiano si accosta troppo, ringhia. Non parla, si limita a ringhiare e a suonare il violino. Beh, poi? Per ora non vedo altro. Beh, ma com'è vestito quest'uomo? Non so, ha una valigia con sé? No, no, modestamente, anzi direi rozzamente. Non ha nessuna valigia con sé. Età direi 30 anni. Io credo aver capito. Allora, curiosità dei visitatori dello zoo, simpatie femminili, offerta di noccioline. I guardiani chiamano il direttore chiama la polizia chiama la neuro. E già, ma nessuno può farci niente. Neanche l'autorità giudiziaria può farci niente. Ha una protesta precisa da esprimere? No, non parla. Ah, già, non parla. Si fanno delle ipotesi. Chi è quest'uomo nella gabbia che suona il violino? Chi è uno in cerca di lavoro, un vanesio, un esibizionista in cerca di pubblicità? Ma ogni ipotesi resta tale. Anzi, viene contraddetta dal misterioso contegno di quest'uomo. Sembra che il suo solo scopo sia quello di stare lì, di occupare la gabbia,
di essere lasciato in pace. Tuttavia bisogna nutrirlo, poverino. Cominciano ad arrivare i primi cronisti, i giornalisti. Escono le edizioni dei giornali. Orfeo allo zoo. Potrebbe essere il titolo del film questo. Oppure chi è l'uomo dello zoo, eccetera. Poi arrivano i pubblicitari che offrono i loro prodotti. Insomma, ognuno cerca di utilizzare quest'uomo che suona il violino. Strumentalizzare. La radio ne parla. La televisione organizza subito una tavola rotonda. E per queste cose è sempre pronto un sociologo, uno psicologo. No? Si fanno catastrofiche previsioni. Dove va l'uomo? L'umanità? Al bivio? La folla intanto invade lo zoo. E lui seguita a strimpellare il suo violino, perché sarà meglio dirlo subito. Suona male, eh? E infine scende la notte, gli altri animali sono inquieti. È probabile che una donna riesca a entrare anche lei nella gabbia. E si spoglia. Vengo subito a te. Si spoglia. Ecco. Lo spettacolo che danno è insieme animalesco e sereno. Si riprodurranno col tempo. Io escluderei lo zoo di Roma, meglio New York. Sì, però non c'è la caduta drammatica, non vola, no, non si libra. Non... Ah, un momento, ci sono. Se un agente dell'FBI, infuriato, dico, entrasse nella gabbia e uccidesse sia l'uomo che la donna nel momento in cui stanno accoppiandosi. Bravo, e così è finito il film. Hai ammazzato i protagonisti. Avete bisogno di qualcosa? Dire... Vieni, cara, vieni. No, voglio dire che una conclusione tragica riporterebbe la storia nella vita. Che meraviglia, ma come stai bene. Ma dico la meraviglia. E fermati qua con noi. Ma no, disturbo, state lavorando. Ma cosa dici? La conversazione con tuo marito diventa sempre più noiosa. Perché l'hai sposato? Non lo so. Per una serie di equivoci. Una volta mi dette uno schiaffo. Me ne innamorai. Speravo che mi picchiasse. Tutte le ragazze ai miei tempi sognavano un vero uomo. Insomma, da capo. E tu le dai corda. E adesso si arrabbia. Caro, volevo dire un uomo da salvare, da proteggere. Uno di quelli che la sera vanno a bere con gli amici e la moglie deve andare a ritirarli verso l'una, ubriachi. Tutto si svolge nella pianura padana. E poi? E poi picchiano la moglie. Non sempre, il sabato, o quando sono assaliti dalla malinconia della loro condizione. Era questo per me il matrimonio, come lo immaginavo da bambina. Tutta la gente del cortile dove abitavo io si comportava così. Ma perché non la picchi mai? Perché detesto la violenza. Eppure una misurata violenza potrebbe essere un bel alimento per la fiamma coniugale. Sempre che per violenza si intenda dedizione. Costa un po' di fatica. Donna, bevi. E chi non beve con me, pesti rocuglie. Dai, racconta, su. Ma dai, cosa devo dire? Ma sì, la cosa del matrimonio. Ma niente, dicevo... Io penso spesso di essere una di quelle donne del popolo di una volta. La domenica mio marito serio, rasato, con qualche taglio sulle guance, mi porterebbe fuori porta nei prati, o in una balera. E la sera, dalla finestra sul cortile, vedrei passare i treni. Abitavi vicino alla stazione? Ma no, anzi, ma il treno passa dappertutto e io mi sarei sentita felice in attesa di scendere e di ritrovare il mio uomo ubriaco. Ah, da uno di quei bei treni col vagon restaurant, tutti illuminati, dove tutti mangiano. Un treno qualsiasi, anche un treno merci. Io non vorrei evadere, a me piacerebbe tutto. Mio marito, il cortile, il treno. Qualche volta scendo e lo trovo che parla con degli amici. Parlano anche di cose profonde, di Dio, di libri che hanno letto. Certo. Ma come può una donna di sentimenti così puri vivere con uno come te? Ma non lo so, è un mistero. Ecco, io sono completamente ubriaco. Questa è la donna che avrei dovuto incontrare. Accidenti. Prego. Prego? No, ormai è troppo tardi. Io ormai è finito nell'alcol, lei di un altro. Ma tu puoi ancora salvarti.
ritrovare quella bambina, essere quella che io sognavo, qualcosa di più di una donna. È già stato detto? Sì. Ma io sono felice. Soltanto pensavo a un uomo che la sera tornasse stanco, sporco e che si lavasse in cucina. Un minatore, un fuochista. Jean Gabin. Ecco. E che trasalisse a ogni suono di campanello un uomo di un certo passato. Un evaso, un fuggiasco, l'uomo nero. Lavorate nel meglio. Oppure, non so, potrebbe anche essere un ex anarchico. No, eh? O domani io non posso, eh? Ci vediamo dopodomani alla stessa ora, va bene per voi? Andiamo, poeta. Imbriagon! Basta perdere tempo in osteria! E fino a casa! Che quelle creature spette con il freddo e basta parlare di politica! Giù le mani, donna! So camminare da solo. Addio, compagni! Accidenti! Perché io... voglio la libertà! Sai, mi dice lui, quando sono andato a casa sua, io non sapevo ancora niente. Sai, mi dice, ci siamo lasciati, vado via. Oh, dico io, mi dispiace. Dispiace più a me, ma sai, la vita ormai qui è diventata impossibile. In quel momento entra la moglie, serena, lo accarezza un po'. E lui finge di commuoversi. Ma forse era commosso davvero? Può darsi, ma senti un po' cosa gli dice la moglie. Povero amore mio, mai visto così contento come oggi. Incredibile. Giuro. E lui poi va in un'altra stanza dove c'erano i bambini lì a salutare, eccetera. Io rimango solo con lei, con la moglie. Sei un momento di imbarazzo, come in ascensore. Lei invece tranquilla, mi dice, speriamo che si tolga dagli impicci con quell'altra. Incredibile. Sì, ma serena, sai. Entra la cameriera con i bambini. La cameriera piange, i bambini invece felicissimi domandano al padre, quando torni papà? E lui, tra una settimana. E quant'è una settimana? Dice la bambina. Ma come fa la madre? Non sai la settimana. Sai l'orologio e la settimana non la sai, avanti dimmi i giorni della settimana. Sai, sempre didascalica lei, così, perfetta educatrice, no? La bambina comincia, lunedì, martedì, mercoledì, e si ferma. Allora il papà, vedi che li sai i giorni della settimana. Giovedì, sabato e domenica, finisce la bambina. No, ma anche il venerdì, dice il bambino. Sono sette i giorni della settimana. E così, sai, si salutano, si commuovono, si abbracciano e andiamo via. Per le scale lei si affaccia e gli grida, non correre, e lui, stai tranquilla. Poi rivolto a me dice, ma che me lo dice fare, tanto io corro lo stesso. Per la strada, prima di entrare disturbo in automobile. Avete bisogno di qualcosa? Dorme. Dio, che meraviglia, vieni qua, sei sempre meglio. Non sono brutta? Ma se te l'ho detto, sei bellissima. Cosa vi mando? Mandaci del caffè. Ah, se per me non ci sono, non ci sono. Pronto? Sì, sono io. No, ma non c'è qui. No, non dovevamo vederci oggi. Prego. Prego, arrivederci. Era lei. Allora, dicevi fuori sul marciapiede, insomma, lì, prima sì, di sì, entrare. Per la strada, no? Prima di entrare in automobile, vedo che guarda per aria le finestre del suo attico. E dice, addio, casettina mia. Davvero, sei proprio così, è casettina mia. E si commuove. Io lo lascio sfogare un po' in silenzio e poi gli dico, ma davvero non vuoi più tornare? Certo, mi dice lui. Roma d'inverno non mi piace. Vabbè, dico io, potresti tornare di primavera, no? Sì, sì, potrei, ma tutto così lontano. E si commuove. Vabbè, corriamo ancora un po', passiamo davanti a San Pietro e lui, addio San Pietro, capisci? Salutava tutto. Allora io gli dico, ma d'estate a Roma potresti tornare, no? Roma d'estate è meravigliosa. Sì, sì, è stupenda, ma io... E piange. Allora lo lascio sfogare il corpo e poi gli domando, no? Parlami di lei. E lui, un sospirone, dice, è una cosa enorme. Ah, dico io, in che senso?
Ma come, in che senso fa lui? Mi dà tanta serenità. Capisci? Poi ci pensa un attimo e dice, in tutti i sensi. Ah, azzardo io. Anche sessuale? E lui, certo, sì, soprattutto perché è una cosa straordinaria. Vabbè, allora dico io, parlami, raccontami, no? E lui, non hai idea! Scoppa benissimo quella! Mi prende, mi stravolge, mi asseconda. Io lo guardavo, sai? E lui, serio, dice, però è colta, sai, coltissima. Caffè! È straordinario. Buongiorno. Straordinario. E questa non saluta più, io non esisto più. Boh, vieni qua, vieni qua. Sulle ginocchia, mi viene. Ti posso sapere che cos'è? Perché non mi saluti, amico? No. Senti, potrebbe essere un'idea questa, no? Di questa famiglia. Certo che... Mi racconti di quella volta nel fosso? No. Ma girati qua che sto parlando con te, eh? Quanti eravate nel fosso? Girati qui, eh? 8 eravate, eh? Dorme! Non lo svegliate! Senti, come inizio di un film potrebbe avere un contenuto? Sì, sì. Quanto è bello! Senti, a proposito di quello lì che mi hai detto, questa cosa, questa... Non posso prendermi un'altra donna, sai. Se si trattasse di una volta sola, passi. Ma il giorno dopo ti telefona, ci si vede oggi. Ecco, è un'altra che vuole entrare nel giro e vuole vederti. Si annoia, è lusingata dal fatto di poterti frequentare. Chissà che immagina. E poiché ci sono le altre, non è possibile, diventa un lavoro. E io non ho più tempo. Con le donne è inutile nasconderselo. Occorre o denaro o tempo. La mia moneta è il tempo. Anche tu sai, se hai tempo puoi avere tutte le donne che vuoi. Ma bisogna parlare, ascoltarle, accompagnarle, uscire soprattutto, figurati. E poi si mettono in testa delle idee. Ti sorvegliano la salute. Se fumi, se bevi, no? Eh? Non ci sono problemi. Tutte o quasi tutte scopano, le più belle un po' meno delle brutte, ma le altre, quelle che devono accontentarsi del primo che le invita a letto, scopano continuamente, perché ormai è così, è l'abitudine, la vita, è nell'aria. Pomme avec dignité, et le couche simplement. Perché parli francese? Oh, pardon, je pensais être encore à Paris. Ah, voilà, Paris, voilà. Tra poco, agosto, bisognerà pensare a spostarsi. Potrei venire da te, in montagna. Ma vedremo. Oh, io non sono di quelli che credono che altrove succede qualcosa. Io per me resto qui. Paris, l'hiver, la côte, l'été. La mer me suffit. D'altronde tutti i miei amici d'estate vanno sulla costa. Sono andato dal mio editore a chiedergli una certa somma per andare anch'io sulla costa a Saint-Tropez e quell'imbecille mi fa, dice, oh, io non mi permetto Saint-Tropez, non capisco perché ci debba andare lei con i miei soldi. Chi era? Allegretti, no? Ah, Allegretti. Ah, sì, gli rispondo io. Ma cosa crede, che mi piacciono le villeggiature stronze? Ma cosa crede, che io segua la moda? Ma che mi importa di Saint-Tropez? Ma tutti i miei amici sono a Saint-Tropez, come vuole che mangi io qui, almeno una volta al giorno? Tu comprends? Ah oui, bien sûr. Senti che mi capita l'anno scorso. Torno a Parigi dopo 2 mesi di Saint-Tropez e trovo la mia camera d'albergo cambiata. Ci avevano aggiunto un bagno. Beh, i primi giorni ero abbastanza contento, sai. Non dovevo più andare nel corridoio per il water, non dovevo più urinare nel lavandino. Insomma, era un notevole miglioramento. Ma dopo una settimana mi sono accorto dell'errore. Le donne volevano restare a dormire.
e si mettevano in testa delle idee sontuose. C'era la stanza da bagno e volevano fare il bagno e anche le porcherie nella vasca, quelle cose che si vedono nei film, tu sai, ces choses que font les écrivains américains. Finivo per non lavorare mai, a furia di lavarmi e di vedere quelle femmine folli che si lavavano anche con la schiuma. Adesso qui sono in uno studio orrido, ma il bagno è nel corridoio, ci si pensa molto meno. Non lavoro lo stesso, ma con più calma. Chi? Chi? Io, no? Ah già, sì, sempre tu. Ho fatto piangere una bambina di 7 anni dicendole vattene, non mi interessi, sei vecchia. Ha pianto tutta la notte dicendo non è vero, non sono vecchia. Sono già le 6:15. Capisci? Certo che capisco. D'altra parte io non sono un ipocrita. Se una donna ha più di 20 anni io non la saluto nemmeno. Perché perdere tempo con donne con le quali non andrai mai a letto? Hai notato che io non saluto nemmeno tua moglie? Già. E poi i soldi. Non mi piace dar soldi alle donne. Ne fanno sempre un uso utilitario, meschino. E quando cominci a darle dei soldi ti disprezzano. La prima volta che mi sono messo con una donna, io non avevo soldi, lavorava solo lei, mi passava una somma ogni tanto, di solito un assegno, il più corretto. Io ero tranquillo e lei non mi disprezzava affatto. Quando conosco una donna che mi interessa, io subito le dico delle cose sgradevoli, perché capisca che non sono scemo, che ci vuole altro per impressionarmi. Dopo si può, se lo merita, trattarla meglio. Sarà contenta, ti rispetterà. Senti, io lo sveglio, eh? Il metterò a senno. Come mai oggi non si vede la ragazza Ofelia? Ah, è andata fuori con mia moglie. A comprare delle cose per il bambino, per quando nascerà il bambino. Sei stato tu a metterla incinta? Io? Ma che ti salta in testa? Lui? Ma non lo sa neanche lei, te l'ho detto, è una brava ragazza, è ninfomane ma corretta. Che bisogno c'è di definire le persone? Alla fine vi troverete circondati non da persone ma da categorie. Questo secolo di merda fondato sulle definizioni. Hai ragione. Perché definire una ragazza che detesta le scelte e dispensa le proprie grazie? Dispensare le proprie grazie, ma che c'è di meglio? Questo è amore. Perché pensi che non sia stato lui? I tipi come lui sono i più pericolosi. Fanno bambini dappertutto, purché si parli di loro. Guardalo come dorme, senza pudore. Russa, russa. Ma cosa c'è? Cosa c'è? Perché state zitti, non lavorate? Ho dormito? Ecco perché sono così stanco. Credo di aver avuto un'idea. La signora si alza alle 7 e esce perché dice che la casa la mette in tristezza. Il dottore è un po' languido. Si alza alle 10, le 11. Non ha orario. Quando mi incontra manco mi saluta. E poi si chiude qui e parla con i suoi amici. Io aspetto sto bambino. Preferisco una femminuccia. E poi fa caldo, eh? Se spicciasse a venire l'estate così non se ne parla più. Ah, ecco lui. Buongiorno. Ah, sei qui? Eh. Buongiorno, portami... Un caffè?
caffè. Sì, caffè, sì. Mi sembra stralunato. Li ho persi di vista, i miei personaggi, li ho persi di vista. Ma come si fa? Non si può scrivere per il cinema e poi pretendere di fare un lavoro creativo. Ma non si può. Allora, nell'ultimo capitolo li ho lasciati a letto, mi pare. Marcello e Irene a letto. Ma non esagero con queste scene erotiche, eh? Che ci posso fare? Sono i personaggi che scelgono il loro autore, io... Si amano, si odiano, registro i fatti. Raggiungere la verità, tono su tono. La colazione! Sì, mettiti sul tavolo. Sì. Non sulle carte, ecco. No, ecco, là. La signora mangia fuori oggi, lei che vuol mangiare? Ma non si parla che di mangiare in questa casa, eh? Non lo so. Mangiare, non so. Si è alzato con la scuffia storta? Io vado, eh? Ecco. Senta, perché la gente non va in giro nuda, come nei quadri? Non lo so. Lei non sa mai niente. Allora, dunque, che cosa potrei fare? Potrei descrivere il risveglio, dunque, no? Sì, allora, descrivere il cortile. E allora le voci acute che salivano dal cortile. Oppure descrivere la lunga toilette di Irene che entra nuda nel bagno e continua a parlare, insomma, un monologo. Oppure divagare sui sentimenti di Marcello. Marcello si sveglia, si... Vabbè, vediamo un po', allora. 108, 109, 110 pagine. Marcello Irene. Che nomi da pochette. Se li cambiassi subito nomi? Eh? Marcello. Irai. Ma non è questo, questi sono nerzi. Ma cosa c'entrano i nomi? No. Devi andare avanti, sennò parti lo slancio. Ci vuole un'idea. Ecco. Un'idea ci vuole. Comandi? Eh? E che ne so? È il campanello, senti il campanello. Vado. Allora, vediamo allora. Il registratore. Però potrei farli litigare. Dunque, litigano e poi rotolano abbracciati sullo scendiletto, si sgraffiano nudi e fanno l'amore. Vantaggi? È un'ossessionante variazione sul tema. Gli svantaggi? Un senso forse di noia. Dio mio, ma perché scrivo? Perché scrivo? In fondo non mi piace. Sono sicuro di aver scritto una frase. Di là c'è un bel ragazzo. Eh? Di là c'è un bel ragazzo. E che mi importa di un bel ragazzo? No, dice che è per l'intervista che sa lei. Intervista? Come si chiama? T'ha detto come si chiama? Angiolino. Ma che Angiolino? Tavolino forse. Sì, ha detto proprio così. Non ci mancava Tavolino. Va bene, fallo entrare, io devo cambiare. Sì. Venga. Prego, si accomodi. Ecco di qua. Adesso il dottore viene, sa. È andato a cambiarsi perché era ancora in vestaglia. Lui la mattina scrive sempre in vestaglia. Tutto nudo sotto. Vuole un caffè anche lei? No, grazie. Non vuole proprio niente. Come se avessi accettato. Ecco. Peccato che devo andare di là, se no gli tenevo compagnia. Tavolino, buongiorno Tavolino, come sta? Ma lei non doveva confermare per telefono? Infatti volevo scusarmi proprio di questo, ma il suo numero risponde sempre a una macelleria. Sì, deve esserci un'interferenza. Prego, si accomodi. Grazie. Vabbè, io vado, eh. Lui non vuole niente. Ecco, queste sono le domande sull'inchiesta che lei sa. Praticamente hanno risposto tutti quelli che contano. Sulla condizione dell'intellettuale. Veramente oggi volevo lavorare, Tavolino. Cercherò di accontentarla lo stesso, vediamo. Allora. Sulla condizione dell'intellettuale nel mondo d'oggi. Ma questa non è una domanda, Tavolino, questo è il tema di un saggio.
Va bene, per non essere a meno di lei in fatto di spudoratezza, le risponderò con una sola parola: assurda. È una condizione assurda. Vogliamo svolgere l'argomento? Che fa? Prende appunti? Non prende appunti, mi nervosisce, tavolino, non prende appunti. Quante arie si dà. C'è odore di gatto, mi ricorda Marcella. A proposito, devo ricordarmi di fissare l'appuntamento per oggi pomeriggio alle 4. Speriamo che questo non la faccia tanto lunga. Allora, è una condizione assurda e difficile, dicevamo. Certo, all'intellettuale, uomo libero per definizione, il sale della terra, se il sale sciapo, che lo saleremo, il mondo di oggi garantisce questa libertà a prezzo di una schiavitù molto più sottile, la schiavitù dell'anticonformismo. Giusto, la solita storia. L'intellettuale oggi deve per forza schierarsi dall'altra parte, cioè dalla parte dove si sta più scomodo. Ora, a lungo andare, questo... Mi scusi? Pronto? Come, signora? La stanza 42? Ma no, signora, ha sbagliato, guardi, questa non è la clinica Villa Gioia. Si vede, riprovi. Deve schiacciare bene il disco, signora, sa? Il disco dei numeri, capisce? Sì, sì, è essenziale. Prego, signora, prego, prego. Io dunque scriverò anticonformismo, sua servitù e grandezza. Sì. Che noia il telefono, caro amico, che noia. Io penso sempre di farlo togliere, ma poi passerei per un originale, questo mi trattiene. Aggiunga poi che da noi pochi sanno telefonare. Io so di gente che non conosce i numeri eppure telefonano lo stesso. Sono convinti che basti far girare il disco per parlare con l'altra persona. È un'assurdità. Questo succede nel sud, specialmente, dove la fede nel sovrannaturale quotidiano è più viva. Ma anche qui da noi, a Roma. Sì, mi svegliano di notte, mi chiamano mamma. Anche a me una volta è successo. Mamma! Mamma. L'hanno chiamata mamma. Allora, va bene, torniamo a noi. Dunque, la condizione dell'intellettuale, dicevo, si fa sempre più rischiosa. Eccolo, a lottare contro se stesso per rendersi libero. Libero da che? Dai grandi poteri. Il governo, la massa, i potentati. Ora questo. Mi scusi. Pronto? Ma signora, scusi, vuole ancora la stanza 42? È certo, signora, che ha sbagliato un'altra volta. Perché non ha seguito il mio consiglio, signora. Deve spingere bene il disco, vede? Sì, capisco. Suo marito, capisco. Mi dispiace, signora, mi dispiace. Dice che il marito si è rotto una gamba scendendo le scale. Come dice, signora? Non è grave? E beh, gli faccia i miei auguri, allora, suo marito. Prego, prego, signora, prego. Mi domando come può lavorare con il telefono accanto. Ho provato a metterlo di là, ma è peggio, corro e scivolo. Ma lo sa che certe volte mi fa paura il telefono? Mi fa paura. Lui suona, noi rispondiamo. È un'assurdità. E lo sa perché? Perché ci aspettiamo sempre qualcosa di gradevole. Ma non è vero, non è vero. Ma perfino nelle voci amiche al telefono c'è una sfumatura di minaccia. Voci che ti domandano... Che fai stasera? Ma che ne so che faccio stasera? Cosa ne so? Non so nemmeno cosa farò fra 10 minuti. E io una volta rispondevo, non lo so, errore. Devi subito uscire, andare dopo cena, magari in casa di gente ricca, una cosa insopportabile. Ora rispondo, sto male. Dice, veniamo da te. No, sono ho infetto, sono infetto. La lebbra, non venite, per carità. Oggi voglio convincere Marcella a fare l'amore nella vasca da bagno. La devo sciogliere. Beh, questo è veramente troppo. Pronto? Sì, qui clinica Villa Gioia. Il 42, signora? Il 42 è uscito in questo momento, signora. Non so, signora. Dice che si meraviglia perché il marito è tutto ingessato. Non so, signora. È uscito. Lei ride. Ma cosa avrei dovuto fare? Il guai è che non posso staccarlo il telefono perché aspetto una chiamata da Milano. La minaccia, vede, la minaccia. Sai che io ho sempre pensato che l'interrogatorio degli imputati dovrebbe avvenire per telefono. Sì, e come si fa? A nascondere la verità a una tromba nera che ti chiede se hai ucciso, rubato, fornicato. È il terrore questo è il terrore rimasto nel nostro inconscio che le voci sovrumane, diciamo divine per intenderci, incutevano nei primi uomini. Lasciamo stare la Bibbia, dico, che è tutta piena di voci divine, no? Ma lei pensi soltanto al fastidio che le darebbe il suo nome pronunciato a alta voce da un amico indiscreto, non so, nell'hall di un albergo, in una piazza, in un caffè. Tavolino! Vede, per un momento dice, Dio, sono scoperto. E questa è la stessa sensazione che dovette provare Adamo. Adamo! È inutile, tavolino, il profeta della nostra epoca è Kafka. Ora cosa fa il telefono in più? Ti chiama con un lungo squillo, ecco, lo sente il telefono, lo sente. Incredibile. No, stia a sentire, guardi, vedi, ecco, fermo. È un falso allarme. Sì, ci sono giorni in cui il telefono sta lì per ricordarti che non puoi sfuggirgli, che ti chiamerà al suo comodo quando ne avrà voglia.
Il telefono favorisce dunque lo sviluppo del senso di colpa nella massa in noi. È dunque un'arma confessionale. Io non arriverei a tanto. Io detesto la voce della coscienza. E si vede che la coscienza lo sa, perché si serve di altre voci, voci amiche, semplici conoscenti, gente che ha sbagliato numero, voci senza pudore, che arrivano a chiederti mi ami. No, io ti odio perché tu vuoi denudarmi, io ti odio. È come farsi vedere nudi nella vasca da bagno. Esattamente, così è anche peggio. Mi scusi. Pronto? Il 42 è rientrato in questo momento con una signora. Si è chiuso nella stanza, non vuole essere disturbato per nessuna ragione. Non so chi è la signora. Pronto? Ma chi è che parla? Chi sei? Scusami. Scusa, no, non sto scherzando, no. Sto lavorando. Ti spiego dopo. Va bene, alle 4, allora, avvisa tu il poeta. No, niente idee. Tu? Ecco. Idee? Questo poeta qui vuol sapere se io ho delle idee. Chi lo ferma più questo? Eccolo qui, il mondo moderno. Ma dimmi tu se l'intellettuale può vivere fra gente simile, gente che sembra avere il solo scopo di infastidirsi a vicenda. Fastidio. Anche l'amore è un fastidio, eh? L'amore è il fastidio supremo. Tony, non sa che questo... Questo è il tema del... Questo è il tema del romanzo che sto scrivendo. Fastidio e fastidio. Le piace il titolo? È la storia di due amanti che vanno continuamente a letto. Che vanno continuamente a letto. Fino a distruggersi reciprocamente. Ecco, questa è la Gatti. Però le prendo. Bel tema. Sta a vedere che adesso mi legge un capitolo. No, Tavolino, no, non ci sono bei temi. No, ci sono solo temi necessari. L'intellettuale deve proporsi la verità delle cose, dei fenomeni, delle leggi che regolano la massa e se stesso. E se è un artista, quale compito l'attende? Non può farsi schiavo di questa massa, ma nemmeno abbandonarla. E la massa ti preme da presso, come tigre affamata, ti chiede sempre nuovo cibo, racconti, romanzi, novelle, storie, quadri, balletti, sinfonie, mangia tutto. Allora tu ti sforzi di dargli un cibo che non possa piacerti, va bene? Come il mio romanzo, per esempio. Errore! Mangia tutto! Vanitoso l'amico. Spesso decreta al tuo cibo lo stesso successo che decreta al cibo più volgare. E una volta che t'hai invischiato in questa cosa immonda che è il successo, sei finito. Devi denudarti, devi fare lo spogliarello, devi dire chi sei, che cosa fai, quali sono i tuoi progetti. Se ti piacciono gli uomini, se ti piacciono le donne, da che parte sei schierato fra queste due masse di cretini che vogliono impadronirsi del mondo per ridurlo peggio di quella fogna immonda che è. Ma che se la godano. Che se la godano, questa miserabile palla, che se la godano! Palla, l'adorabile palla. Come ha detto? Nulla. Dunque lei smetterà di scrivere. E no, non posso. All'intellettuale oggi si aprono due strade, insomma, quella del successo, a patto che scriva roba di consumo, eh. Poi c'è la strada della ricerca, ecco. Io scelgo questa seconda strada. Oggi si può continuare a scrivere solo a patto di essere illeggibili. Ma attenzione, anche qui c'è la trappola, perché il successo ti arriva dall'altra parte. Guardi Joss. Lui era convinto di aver scritto un libro illeggibile, no? Sulle scene di New York gli fanno una commedia con musica, canti e balletti. E Proust. Dico, se ne leggono un paio di volumi, no? Dentro fra noi, insomma, eh. Gli altri restano nello scaffale. Fanno un film da Proust, Tavolino, un film da Proust. Tutti i profeti sono applauditi in patria, ogni genio è compreso. E i protagonisti del suo romanzo sono di sesso diverso? Oppure due uomini o due donne? Come ha detto? Non ci avevo pensato. Scusi un attimo. Pronto? Sì, qui è la clinica Villa Gioia. Un attimo, signora, le passo la direzione. Risponda lei. Che devo dire? Gli dica che è morto. Pronto? È la direzione della clinica Villa Gioia, signora. Ho il dolore di annunciarle che il 42 è morto in questo momento, signora. Mi rendo conto del suo dolore. La aspettiamo domani mattina per le esequie, signora. Stronza, stronzissima donna, stronza! Che sciocco. Insomma, Tavolino, scrivere è difficile. E spesso inutile.
Lei ha sottilissimi piedi, tavolino. Va bene, allora le manderò le risposte scritte fra un paio di giorni, devo rifletterci. Ora mi scusi, io non mi sento bene, ho una specie di... nausea. Lei ha bellissime mani, tavolino. Dice? Bellissime, sì. Energiche e delicate, sono le mani greche, sa. E poi che idea, tavolino, ma che idea, che idea! Tavolino, ti amo! Tavolino.